capite la pazzia e che cosa queste ragazze finiscono per fare. Sono pazze queste, sono pazze. C'è anche chi ha venduto l'aria della prima fila del concerto dei BTS. Sono le 2:39 e sono sicuro che molti di voi vi starete chiedendo: ma perché ti sei messo a fare un video a quest'ora? La verità è che non riuscivo a dormire perché da domani ho un sacco d'esami. Vabbè, in realtà oggi è domenica, da dopodomani ho 4 esami e sono un po' agitato e non riesco a dormire. Quindi ho detto: che cosa potevo fare per rilassarmi? Ho detto: vabbè, faccio un video con voi, perché in realtà ne ho scritti tanti e quindi mi faceva piacere condividerli con voi. Sto continuando questa serie sui casi criminali, ma ho deciso di farla un pochino più light, quindi ogni tanto parleremo da e ogni tanto parleremo soltanto di persone che hanno avuto una condotta discutibile. Oggi vorrei parlare di una categoria estremamente particolare di persone. Non so se conoscete quelle fan mega mega sfegatate dei gruppi K-pop. Questa cosa è talmente allucinante che secondo me vi potrebbe interessare anche se non siete dei fan dei K-pop, perché io quando ho sentito di queste storie mi è venuta veramente, ma veramente paura. Sapete, ci sono queste fan che sono dette sausage. Quando si ha a che fare col K-pop, devo dire che le fandom sono estremamente importanti. Cioè, abbiamo visto un paio di giorni fa, sono riusciti nel giro di 24 ore a far arrivare l'ultimo video dei BTS a 100 milioni di visite. È stato il video più visto in 24 ore. E queste sono le fan che vogliono supportare i gruppi. Esistono però delle fan che non le basta supportare questi gruppi, ma vogliono a tutti i costi, in qualsiasi modo, rimanere impresse nella mente di questi idol. Queste sono definite fan sos sassen sassen sassen. Adesso andiamo a vedere come Wikipedia, perché è la decima volta che provo a pronunciare sto nome, non mi viene. Sassen sassen. Vi dico già che come referenza ho preso un video di questa youtuber che adoro, poi un video della nostra solita Grace e altri video sparsi per il web più degli articoli. Allora, c'è questa tipologia di fan che sono dette Sassenage, che significa fan della vita privata. Questa tipologia di fan non riesce assolutamente a comprendere il significato della parola confini. Non riescono a capire la differenza fra giusto e sbagliato e faranno di tutto per pedinare la loro idol preferita, cercando di entrare nei loro dormitori, rubandogli degli oggetti, andando persino a controllare della spazzatura, arrivando persino a molestare i parenti di questi idol, senza considerare i regali inappropriati che possono arrivare a mandare, perché è veramente assurdo. Tra, non so neanche come descriverlo, però mandare mutande, assorbenti usati, assorbenti usati. Addirittura tenteranno persino di rapire questo idol o di fargli del male. Qualsiasi cosa per poter rimanere impresse. Ho letto di alcune di queste Sassen che sono arrivate a tirare i capelli dei loro idol, hanno saltato scuola, hanno saltato il lavoro, arrivano anche a pur di poter pagare questi soldi. Sono disposte veramente a tutto. E la cosa che fa, secondo me, più rabbrividire è che non hanno nemmeno paura di essere scoperte, perché alla fine, anche se venissero scoperte o venissero denunciate, sarebbero giusto contente, perché significherebbe che sarebbero notate dal loro idol preferito. Spesso queste Sassenage agiscono in piccoli gruppi dove c'è una leader. La leader spesso guadagnerà molti soldi in cambio delle informazioni che riuscirà a fornire. Ci sono due modi per poter entrare in uno di questi gruppi, perché ovviamente si cerca di tenere questi gruppi il più chiusi possibili, perché se fossero scoperte, ovviamente verrebbero prese dei provvedimenti da parte delle varie aziende. Quindi, che cosa fanno queste Sassenage? Per poter entrare devi o pagare un'altissima cifra per poter avere i numeri di telefono, informazioni sui loro voli addirittura, oppure devi in qualche modo poter fornire delle informazioni. Spesso queste Sassenage cercano dei lavori presso delle compagnie telefoniche o anche per delle carte di credito, o cercando di lavorare per delle compagnie aeree, in modo da poter mettere le mani su informazioni private di questi idol. Ci sono spesso su Twitter o comunque sui vari social delle immagini degli idol quando arrivano negli aeroporti. Le agenzie solitamente
almeno credo quasi tutte, non forniscono mai informazioni su questi voli, tuttavia in qualche modo queste fan riescono ad averle. Tra l'altro mi fa ridere perché quando avevo la band eccetera, cioè avevo delle fan pure io che sono venute in Thailandia all'aeroporto, vi lascio qua una piccola clip. Ovviamente non è stato traumatico assolutamente perché vabbè, non ho la vita di questi idol, quindi per una volta mi sono anche divertito, però non posso immaginare avere delle persone che ti pedinano e 24 ore su 24, avere sempre queste stalker, perché direi che si possono chiamare stalker, presto deve essere veramente inquietante. Io non dico tanto aspettarle in aeroporto, che quello è comprensibile, ma addirittura queste assassin cercano anche di avere informazioni sui loro voli per poter prendere magari un biglietto magari nel posto vicino a questi. E qua vi posso far vedere una serie di foto di idol fatti proprio in aereo. Tra l'altro questo idol per esempio è anche stato pedinato fino nelle saune e mentre dormiva gli hanno scattato questa foto e la tipa si è anche vantata di averlo baciato mentre dormiva. Poi c'è anche stata chi si è tagliata il collo con il sangue, ha scritto una lettera al suo amato idol. E ragazzi, se pensate che questo sia il peggio, vi posso dire che c'è stata un'altra che ha usato il sangue mensile delle ragazze per scrivere una lettera. Una delle band che sicuramente ha più di queste fan pazze sono i BTS, infatti la loro agenzia ha dovuto anche fare un comunicato in cui listava gli account e tutti i nomi e tutte le persone che erano associate a questo gruppo e sono stati bannati da qualsiasi evento. Una di queste era riuscita ad andare a incontrare, insomma, un'intervista, non so, un fan meeting, il suo adorato idol. Lui l'ha riconosciuta e guardate la reazione che ha avuto. E voi dite, cazzo, ci sarà rimasta malissimo che ha reagito così. In realtà, secondo me, io ho il dubbio che questa tipa sia stata pure contenta di essere stata guardata così da lui, perché ha detto, oh mio Dio, si ricorda di me. Sono pazze queste, sono pazze. E se pensate che le cose più schifose finiscano qui, sappiate che c'è stata anche questa vendita di urine degli idol. E c'è anche chi ha venduto l'aria della prima fila del concerto dei BTS. Vorrei finire adesso con la storia forse più triste che ho sentita legata a tutta questa faccenda, che è quella di questa ragazza che aveva partecipato a un programma molto famoso in cui si mostravano i talenti. Questa ragazza aveva mostrato il talento di perdere peso e è diventata estremamente popolare, tant'è che è arrivata anche persino a farsi una foto con uno dei membri dei Super Junior, guardatela qui. Dopo questa foto è stata attaccata in massa da tutte le fan di questo gruppo, mandandole minacce, offese e anche molto pesanti, e questa era una bambina, quindi capite come una bambina può reagire a tutta questa shitstorm che ti arriva. E praticamente è finito che si è tolta la vita. Quindi ragazzi, capite la pazzia e che cosa queste ragazze finiscono per fare. Cioè, io so che ci sono molte fan di questi gruppi K-pop che semplicemente fanno di tutto per poterle sostenere, ma tra questi si nascondono anche dei personaggi estremamente pericolosi e tossici che con i loro comportamenti possono portare davvero a delle situazioni tragiche. Ricordatevi che questi sì sono dei personaggi pubblici, ma allo stesso tempo sono anche delle persone, quindi hanno bisogno della loro vita, cioè è un diritto umano e anche loro devono poter godere di questo diritto. Sappiamo tutti quello che è successo a molti idol e non deve succedere più. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. State attenti.